Esatto, qui c'è lo jugoslavo Matijaš Deverak ed è senz'altro interessante seguire questi saltatori, in particolare Deverak, che ha ottenuto un'ottima misura anche questa volta, si era già messo in evidenza sul trampolino normale dei 70 metri, bene anche questa volta, ma comunque la misura è buona, 113 metri, vediamo il punteggio, 107 metri. Vedremo ora cosa riuscirà a fare il tedesco della Germania federale Thomas Klauser. Thomas Klauser di Reitam Winkel è nato proprio in una regione dove i trampolini sono di casa, una buona misura questa del tedesco, non ha altro buona, 114 metri e mezzo, si porta in testa alla Weissflock, che potrebbe darsi invece che riesca a sorprendere nuovamente il cecoslovacco Plotz. Pavel Plotz di Ilemnice, 23 anni, una vittoria, anzi due vittorie in questa stagione a Lake Placid e a Oberstdorf. Anche questa volta le cose spazio, 114 metri e mezzo, vediamo adesso cosa diranno i giudici di gara, e i giudici di gara gli hanno dato il punteggio necessario per portarsi in prima posizione. Dunque abbiamo questa graduatoria, Pavel Plotz in testa, Thomas Klauser, Germania federale in seconda posizione, terzo Matijaš Zupan, Jugoslavia. Prossimo concorrente Andy Felder o Andreas Felder, 25 anni, da Hall nel Tirolo. Buona anche la prova di Felder. Sempre comunque buono, 113 metri e mezzo dovrebbe essere lì intorno alla terza, ecco infatti terza posizione. Ed ora Matti Nikkanen, questa prova ora molto attesa. Matti Nikkanen ha vinto nettamente la gara sul trampolino normale, sul trampolino dei 70 metri, quest'anno già 7 vittorie nelle gare di Coppa del Mondo. E anche questa volta è andato a finire proprio in fondo, è atterrato praticamente nel raggio di raccordo. Naturalmente queste cose può farle soltanto lui, poiché per atterrare in quel punto bisogna avere una tecnica tutta speciale. 118 metri e mezzo, è nettamente il migliore, si porta in tente Matijaš Zupan, che per il momento è in quinta posizione. Erik Jonsen, un giovane e promettente saltatore norvegese, pettorale numero 54. Poi salterà ancora Vladimir Breicheu, Bulgaria, il francese di Diemolar, il giapponese Akira Sato e per ultimo Sandro Sambugara. Ottima prova di questo giovane saltatore norvegese Erik Jonsen, misura 114 metri e mezzo, siamo già praticamente nel raggio di raccordo. Deverak era decimo dopo la prima serie, aveva totalizzato 107 punti e 6 decimi dopo una prova di 113 metri nella prima serie, una prova veramente inattesa da questo saltatore jugoslavo che ha un primato nelle gare di voli con i sci di 185 metri. Ha ottenuto una buona misura Deverak anche questa volta, ha ottenuto una buona misura ed è comprensibile questa sua gioia, questo suo secondo. 207 punti, abbiamo visto
Abbiamo visto l'ultima prova che non ha cambiato nulla. Tebelak, Bulow, Talberg, Zupan, 195 punti, 8 decimi ed è in quarta posizione. Andy Felder, Andy Felder, pettorale 45. Vediamo in seconda posizione, 103 metri in questa seconda serie, non ce l'ha fatta a portarsi in testa. Tebelak ancora sempre in testa alla graduatoria. Ora rimangono 4 saltatori che ancora potrebbero superare Matthias Tebelak: Klauser, Plotz, Jensen e Nikkanen. Thomas Klauser, 23enne di Reitanwinkel. Dunque ancora una volta avremo un saltatore jugoslavo almeno in quarta posizione e sarebbe già un gran bel risultato. Ma vediamo come andrà a finire questa gara. Dunque Pavel Plotz ancora in gara ed eccolo già pronto, il cecoslovacco che nella gara sul trampolino dei 70 metri ha ottenuto la seconda secondo punteggio, 212 punti e un decimo rispetto ai 229.1 di Matti Nikkanen, che ha vinto la gara. Momento decisivo ora. Pavel Plotz, bene lo stacco, elegante in fase di volo, ma ci sembra che la misura non è stata eccezionale. Vediamo comunque, 102 metri, vuol dire medaglia sicura per Matthias Tebelak, medaglia sicura per Matthias Tebelak che è almeno terzo. Dunque assicurata perlomeno la medaglia di bronzo per Matthias Tebelak. Eric Johnson, peccato non l'hanno fatto gareggiare questo Matthias Tebelak sul trampolino normale dei 70 metri, non l'hanno fatto gareggiare, questa cosa non la perdoniamo al coach della squadra jugoslava. Comunque se le cose andranno bene, Erik Jonsen ha un vantaggio, 100, Jonsen in testa, Tebelak secondo, 207 punti, immaginate 9 decimi Jonsen, 207 punti e 7 decimi di Tebelak. Siamo nuovamente a spiccioli, ecco c'è una differenza veramente di spiccioli fra i due. Comunque c'è la medaglia e siamo contenti e siamo soddisfatti. Matti Nikkanen, qui non ci sono dubbi, ormai lui vince tutto, vincerà anche questa gara sicuramente. Eh sì. Tre volte ha vinto la boccia di cristallo, la Coppa del Mondo, questo saltatore finlandese di 24 anni, nella stagione 82-83, nella stagione 84-85 e anche nella stagione 85-86. Erik Jonsen, Norvegia, Matthias Tebelak, Jugoslavia, terzo. Ecco, Nikkanen, 224 punti, Nikkanen, vittoria ancora del finlandese, seconda posizione per il norvegese e medaglia e terza posizione per Matthias Tebelak, coronata finalmente anche una vittoria tanto desiderata della fortissima squadra jugoslava che purtroppo ha perso per poco la medaglia sul